Ciao a tutte, bentornate e trovate sul nostro canale. Oggi il progetto creativo ci troverà impegnati nel lavorare un oggetto d'arredamento, questo cuscino molto carino, realizzato da me con questa lana merinos molto ma molto morbida e bella, comprata da Francesca della Italartisan. Veramente sono dei gomitoli che meritano tanto. Io li ho utilizzati, ecco, per creare questo cuscinone 50x50 per il divano o per la cameretta della bimba. Ancora non abbiamo deciso bene l'utilizzo finale, ma volevo condividere con voi quest'idea molto facile da realizzare con la treccia Rapunzel, con la famosa treccia Rapunzel. Ho utilizzato un ferro da 9 con punta da 9 e 10 gomitoli da 50 grammi. Questi gomitoli hanno la caratteristica di essere molto grossi, quindi hanno una lunghezza massima di 40 metri, perciò ce ne sono voluti 10, ma altrimenti se utilizzate un filato pure più piccolo ce la farete tranquillamente con meno lana. Ho utilizzato infine due bottoni per poterlo chiudere. Vedete questi due bottoncini neri che creano un po' gli occhietti di questo cuscinone. Ora ve lo giro e vi faccio vedere anche la parte dritta, proprio la parte di dietro del lavoro, come si presenta. Eccolo qui, vedete, è una treccia molto bella e ad effetto, si presenta molto bene questo lavoro, può essere tranquillamente pensato come un'idea regalo di Natale, di San Valentino, per una festa della mamma, per un regalo ai nonni. È veramente un oggetto molto versatile e secondo me molto ma molto apprezzato. Uno, perché è lavorato con le vostre mani, due, perché è veramente fatto con una lana molto calda e molto, molto morbida. Quindi ora prepariamo gli occorrenti e iniziamo insieme il nostro tutorial. Ciao a tutti. Allora, eccoci pronti per cominciare questo progetto. L'occorrente è molto semplice. Avremo bisogno di lana e di un cuscino per interni. Io ho comprato questo qui che misura 50x50 e sarà la mia imbottitura della fodera che stiamo per andare a realizzare insieme. Questa lana l'ho comprata dalla mia cara amica Francesca della Ita Artisan. È una lana morbidosissima, molto bella e grossa, è di un colore spettacolare, molto caldo, il rosso fuoco. Vi do alcune descrizioni del prodotto. In pratica, aspettate che vi tolgo l'etichetta così la leggiamo insieme. Sono gomitoli da 50 grammi. Se ho visto bene prima, la lunghezza è di circa 40 metri e 100% lana merinos. Perciò vi dicevo, è una lana molto, molto bella, calda e particolare, adatta per creare questo cuscinone così bello e romantico. Ora, l'occorrente sono i miei ferri. Ho delle punte da 9, voi potete utilizzare tranquillamente anche dei ferri dritti, in quanto la lavorazione non prevede nessun lavoro in tondo, nessun lavoro in cerchio, quindi tranquillamente potete utilizzare i vostri ferri. Per quanto riguarda i punti da impiegare sul ferro, noi andremo a lavorare, scusatemi, con questi ferri tranquillamente dei punti che riguardano la maglia rasata e il punto a rovescio, quindi punti base con i quali potremo realizzare un bellissimo accessorio d'arredo. Iniziamo ora subito con la spiegazione del tutorial. Allora, io prima di iniziare ho lavorato un campione ed ho visto che con 10 punti a maglia rasata dovrei arrivare a 10 centimetri circa. Io, per stare un po' più tranquilla, perché comunque il cuscino ha un po' di spessore, lavorerò 60 punti. Ok, quindi caricherò sul mio ferro 60 punti. Iniziate anche voi a caricare il filato. È una lana molto grossa e io sto utilizzando il 9, ma tranquillamente si potrebbe utilizzare anche il ferro da 10. Allora sono 2, 4. Continuate così ora e ci rivedremo quando avremo caricato tutte le maglie sul nostro ferro. Allora, ho caricato tutti i miei punti sul mio ferro, vedete, uso solo i ferri circolari per comodità in questo caso e ora andrò a lavorare le mie maglie. Il primo giro lo lavoro tutto a dritto, ok? Quindi semplicemente prendo il punto e lo lavoro a dritto e farò ora questo per tutti i 60 punti. Ok? Quindi continuate ora così
fino al raggiungimento del 60° punto, quindi quando saremo dall'altra parte del ferro, quando dovremo poi iniziare a lavorare a rovescio. Ci vediamo dopo. Allora, secondo giro, mi trovo ora sul rovescio del lavoro e ora continuerò a lavorare il mio rovescio, quindi tutti i punti al rovescio come abbiamo fatto prima. Quindi il mio secondo giro è normale. Così stiamo creando la maglia rasata. Ok? Quindi lavorate tutti i 60 punti al rovescio. Ci vediamo quando ricominciamo il giro sulla parte del dritto del lavoro. Ok? A dopo. Finito anche di lavorare il secondo punto, vedete la maglia rasata già inizia a comparire. Ora inizieremo però la sequenza della lavorazione per la nostra famosa treccia Rapunzel. Io ora andrò a lavorare i miei primi 10 punti. 1, 2, 3. 4, 5, siamo a dritto, 6, 7, 8, 9 e 10. Vedete, ho lavorato i miei primi 10 punti a dritto. Ora, gli altri 15 punti io li lavorerò come segue, cioè li andrò a chiudere. In pratica lavoro la maglia e poi a cavallo, quindi abbiamo detto primo punto, secondo punto e poi a cavallo con questo, vedete? E lo passo sopra, vado a chiudere la lavorazione. Terzo, quarto. E ora continuo così fino a quando non ho accavallato tutti e 15 i miei punti. Vedete? Sto chiudendo man mano la lavorazione. Ok. Quindi anche sono 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sul ferro c'ho l'ottavo. Quindi questo è il nono. Dieci. 11, 12, 13, vedete? E 15. Opla. Ok, ora andrò a lavorare i miei 10 punti a dritto. 5, 6, 7, 8. Contiamo un attimo. 2, 4, 6, 8. E 10. Ora farò la stessa cosa di nuovo come prima, a cavallo i prossimi 15 punti. Ok? E quindi questa è la mia seconda treccia che io andrò a creare. Quindi 1 e 2. Sarà poi la seconda treccia. Ok? E 3. Ora continuate così, ci rivedremo appena abbiamo finito di accavallare anche questi altri 15 punti. Finito
Finiti gli ultimi 10 punti accavallati, ora vado a lavorare gli altri punti rimanenti sul ferro a maglia dritta, come abbiamo fatto prima. Ok? Giriamo la lavorazione e lavoriamo. Rovescio sul rovescio. Vedete? Siamo sul rovescio della nostra lavorazione. Ora, quando arriveremo al termine dei punti a rovescio, ovviamente dove abbiamo chiuso le maglie, dovremo di nuovo andarle a ricostruire. Quindi le dovremo di nuovo rilavorare. Io sono qui, vedete? Cosa faccio? Mi aiuto con un uncinetto supplementare, che ora prenderò uno bello grosso. Con un uncinetto supplementare l'appoggio qui, vedete, giusto per darmi quello spessore in più, così il filato rimarrà morbido quando poi lo dovrò andare a rilavorare a dritto. E ora caricherò semplicemente 15 punti in questo modo. 1, vedete? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ok? Li abbiamo caricati, tolgo l'uncinetto che mi ha creato il giusto spessore, vedete sono molto più morbidi i punti così, e continuo la mia lavorazione, quindi qui dove ho i miei punti a rovescio, continuo a lavorare il mio punto a rovescio. Vedete? Uno. E ora continuo così per tutto il ferro, dove poi riavrò di nuovo l'asola, cioè le maglie dove le abbiamo chiuse, rifarò lo stesso tipo di lavorazione, cioè aumenterò di nuovo i miei 15 punti come abbiamo fatto per il primo giro. Poi questo tipo di lavoro sarà una sequenza ora che noi andremo a creare e sarà ripetuta per tutta l'altezza del nostro cuscino. Eccomi di nuovo, vedete, nella parte vuota della lavorazione. Appoggio il filo. Che magari si passa da qua è meglio. Appoggio il mio uncinetto su. Vedete? E riavvolgo. Guardate il filo, faccio fare questo incrocio. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Mi vado a togliere il filo, l'uncinetto, ok, e le maglie ce l'ho sul ferro. Vado a lavorare i miei ultimi 10 punti a rovescio. Ok, eccoli qua. Sono qui. Punto il ferro. 1. E ora faccio questo fino alla fine. 5, 6. 7, 8 e 9 e
10. Ora giro la lavorazione e andrò a lavorare tutti i punti a dritto, compreso le maglie che abbiamo ora riposizionate sul ferro. Anche queste saranno lavorate tutte a dritto, ok? Quindi lavoriamo tutto come abbiamo fatto prima. Eccoci qua, siamo sui punti caricati, 2 e piano piano ora ci andremo a caricare tutte le maglie, vedete? Ci andiamo a lavorare tutte, andate morbidi senza tirare troppo il filo, qua mi è proprio scappato, però l'abbiamo recuperato. Ok, e fate questo fino alla fine del ferro. Quindi andiamo avanti, vedete, io le sto lavorando tutte le maglie che avevamo prima creato. Ok, ora siamo sulla parte centrale, vedete, quindi sono i nostri 10 punti, lavoriamo a dritto, abbiamo fatto prima, 2, 3, 4. E 5, vedete? Quindi continuiamo ora così fino alla fine del ferro e ci vediamo per il rovescio. Sono di nuovo, vedete, sulla parte aperta della nostra lavorazione. Qui prestate un po' più attenzione al primo punto, poi dopodiché potete tranquillamente andare un po' più spediti. Ecco qua. Preso. 2. Continuate, quindi abbiamo detto così ora fino alla fine di questa lavorazione. Ci vediamo quando dovremo lavorare il rovescio. Finito anche l'altro giro a dritto, ora questo giro qui lo faremo tutto a rovescio. Ok? Quindi non prevede né aumenti né diminuzioni come per il primo, per l'altro ferro che era tutto a dritto. Quindi continuiamo così fino al lavorato tutti i 60 punti. Ok, caricate tutti i punti normalmente a rovescio ora. Che sarebbe poi il nostro secondo giro dopo aver fatto le diminuzioni, le famose diminuzioni. Quando poi dopo saremo sul dritto del lavoro, faremo come per il primo giro, cioè andremo ad accavallare le maglie e poi nel giro al rovescio le andiamo ad aumentare. Giro a dritto lo lavoriamo tutto a dritto normalmente, giro al rovescio di nuovo tutto normale al rovescio e sarà questa ora la nostra sequenza da riportare fino alla fine della nostra lavorazione. Ok, per tutta l'altezza e ovviamente tutta la, potremmo dire, circonferenza del cuscino, perché noi andremo a lavorare sia la parte anteriore che posteriore del nostro cuscino allo stesso modo, quindi non andiamo a dividere la lavorazione, non creeremo due pannelli in questo caso, ma avvolgeremo il nostro cuscino. Ok? Quindi continuiamo ora così. E ci rivedremo allora sul dritto del lavoro. Allora, sono di nuovo sul dritto del lavoro e come per prima andrò a lavorare i primi 10 punti a dritto e poi inizieranno le mie 15 diminuzioni. Ok? Sono 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8,
9 e 10. Ok, quindi i miei 10 punti di inizio sono lavorati. Ora le mie 15 diminuzioni. Da qui in poi è molto più facile seguire dove sono le diminuzioni perché avremo il vuoto sotto che ci è indicativo per noi. Ok, quindi il primo punto lo lavoriamo, anche il secondo e poi accavalliamo. Il secondo di nuovo. E l'accavallo. E ora farò questo per tutti i miei 15 punti, come abbiamo fatto prima. Ho finito, vedete gli accavallamenti, già ho iniziato a lavorare i miei 10 punti fissi che abbiamo sulla parte centrale del nostro lavoro. Poi arriveranno di nuovo i 15 da accavallare e i 10 da lavorare normali. Quindi ora continuate così fino alla fine. Poi gireremo il nostro lavoro e rifaremo gli aumenti. Magari li rifaremo di nuovo insieme, proprio per farvi fissare meglio tutti i passaggi. Ok, quindi ora procedete di nuovo con questi 15 accavallamenti. Ci vediamo dopo sul retro del lavoro. Allora, ecco qua, io ho lavorato già i 10 punti al rovescio e come prima io mi aiuterò con un uncinetto o un ferro supplementare per creare quel po' di spessore in più e lavorerò i miei 15 punti. Vedete, 2, 3. 4 non sono altro che cappietti che io andrò a fare che poi dopo saranno lavorati con la maglia dritta quando saremo sul dritto del lavoro. Questa lavorazione è molto semplice, è un'alternanza quindi di aumenti e poi di chiusure di maglie. È quello che crea poi la cosiddetta treccia Rapunzel. 2, 4, 6, 8, 10, 12, gli ultimi 3, 12, 13, 14 e 15. Ora, l'unica cosa che vi consiglio di fare attenzione quando siete sul rovescio del lavoro, vedete, noi qua abbiamo tutti i punti caricati, cercate di mantenerli dritti, così non avrete poi il problema della lavorazione che si arriccia. Questo significa dritto che la lavorazione guarda voi, cioè questa parte qui vi deve guardare, ok? Quindi io sfilerò il mio uncinetto come abbiamo fatto prima e punterò nelle 10 maglie successive e andrò a lavorare al rovescio. Ok, perché sono sul rovescio del lavoro. Vedete, i punti sono tutti di qua. Non si sono, non ho fatto in modo che non si arrotolassero su loro stessi. Quindi fate attenzione, l'unica cosa che dovete fare attenzione a questo, che i punti non si arriccino. Ok? Così non avete difficoltà dopo quando andate a lavorarli direttamente. Poi lavoriamo di nuovo i nostri 10 punti tutti al rovescio. E si ripete di nuovo la lavorazione dell'aumento punto. Ok? Opla, si è sfilata un po' la napa. E si fa così, semplicemente. Io mi faccio un po' di spazio, appoggio sopra il mio uncinetto e di nuovo. Vedete? E 1, e 2, e 3, 4. 5. Ci sono tanti modi per poter fare gli aumenti. Per me questo è il modo più semplice, insomma. Sapete, a me piace fare lavorazioni semplici in modo che tutti possano realizzare veramente oggetti facili, in modo facile, veloce, ma che siano carini da poter utilizzare, regalare o far quel che volete. Allora, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 e 15. Ok, abbiamo rifatto i nostri 15 punti. Quindi io tolgo il filo, vedete? L'attorcigliamento potrebbe capitare così. Questo è quello che non deve capitare. Ok? Quindi si ritorna di nuovo sul mio ferro di sinistra. Ecco le maglie, me le riporto un attimo sul ferro. Ok. Riallineo le mie maglie, ho il filo di qua, vedete le mie maglie sono tutte qui. Ok,
e punto nella prima maglia. E via. Ok, 1, 2. E ora completo così gli ultimi miei 10 punti. Rigiro il lavoro e andrò a lavorare tutto a dritto di nuovo. Ok? E questo lo farò ora fino ad arrivare alla mia altezza desiderata. Ricordatevi che stiamo lavorando un cuscino che è 50x50, quindi dovremo arrivare almeno come altezza a circa 1 metro. Perché così lo copriamo tutti. Io non farò 2 pannelli, ma semplicemente continuerò la lavorazione in un'unica parte senza creare 2 pannelli. Ok? Ecco qua. Ora dopo saremo sul dritto del lavoro. Ok? Quindi ripetete la sequenza come abbiamo fatto fino ad ora. Ci vediamo poi dopo al termine della nostra lavorazione. Allora, ecco come si presenta la lavorazione una volta eseguite le nostre sequenze. In pratica avremo degli spazi vuoti e delle maglie lavorate che poi dopo andremo ad accavallare, ok? Creando l'effetto treccia. Io ho lavorato 34 giri, cioè 34 sequenze, 34 gruppi di maglie che poi andremo ad intrecciare. Ora sono sull'ultimo giro e in pratica dovrei ora lavorare come normalmente abbiamo fatto finora i miei 10 punti a dritto e poi a cavallare i punti centrali, ma essendo il mio ultimo giro, io andrò a chiudere tutte le maglie nel seguente modo, come abbiamo fatto prima, cioè io lavoro la prima maglia, sono sul dritto, poi lavoro anche la seconda e la cavallo, ok? Quindi prendo e chiudo. Poi prima di giungere al termine, è ovvio che avendo il cuscino a disposizione, vedete stesso voi se siete arrivati all'altezza desiderata oppure no, quindi vi renderete conto voi man mano a che punto siete, ok? Con il raggiungimento dell'altezza, se volete fare una pattina un po' più lunga davanti, se volete una bottonatura che arrivi a metà, scegliete poi voi, questo è a vostro piacimento e a vostro gusto. Più o meno capiamo la tecnica e poi l'applichiamo come meglio crediamo. Ora, state vedendo, io sto chiudendo man mano tutte le maglie, cioè lavoro e poi a cavallo quella di dietro su quella davanti. Farò questo per tutto il giro, ok? E una volta chiuso, io andrò a cucire le parti laterali della mia lavorazione. Prima di cucire, però, vi faccio vedere come si fa l'intreccio, perché la cosa che ci interessa è intrecciare poi le maglie e poi cucire i laterali e applicare i bottoni. Quindi ora continuate così, ci vediamo non appena abbiamo finito i nostri punti di chiusura. Ok? A tra poco. Allora, ho ultimato la mia chiusura superiore, ora dovrò creare l'intreccio. In totale vi voglio dire che la mia altezza è arrivata ad 1,10 m, 1,15 m di totale di altezza, perché mi sono tenuta quel pochino in più perché intrecciando le maglie tende ad accorciarsi il lavoro, quindi ho lavorato un qualcosina in più. A questo punto dobbiamo creare la treccia Rapunzel. Il primo giro, cioè questo primo di partenza, diventa un cappio, così. Fatto il cappietto, come state vedendo ora, quello di dietro, il secondo, passa all'interno del cappietto, ok? Vedete? E si crea il nodino. Poi quello successivo ancora all'interno semplicemente, vedete? E si va a formare la nostra treccina Rapunzel, ma ve lo faccio rivedere. Allora, solo il primo di inizio diventa un cappio, quindi una E, diciamo una E, un cappietto, come meglio preferite. Il secondo, quello di dietro, passa al centro del foro, vedete? E crea il nostro intreccio. Stessa cosa, quell'altro di dopo passa dentro al centro e crea il nostro intreccio e diventa un'asola. Così facendo arriveremo ora fino alla fine, ok? E poi dopo andremo a cucire i laterali del nostro lavoro. Quindi ora intrecciate tutta la maglia e ci vediamo alla fine. Ecco qua come si presenta l'intreccio. Ve lo faccio vedere un po' più dall'alto in modo che si nota e si vede meglio. Ok, quindi io ho continuato per tutta l'altezza fino alla fine e ora mi tocca fare l'altra parte, questa qui che ho sciolto. Ok, quindi ora la faccio e poi ci vediamo al termine. Non vi preoccupate se sembra che il lavoro si stringa troppo, in realtà è lana, tende a cedere, quindi tranquillamente il vostro cuscino ci entrerà. Ci vediamo dopo. Allora, io ho piegato la lavorazione, come potete vedere.
creandomi già la forma, diciamo, del sacchetto dove andrò a cucire poi i laterali ed infilerò il mio cuscino. Ho lasciato, ecco, uno, due, tre nodini più in qua, che sarà la parte che poi risvolterà un po' sopra al cuscino. Quindi vedete voi come meglio credete di chiudere, così avete fatto filo filo con il cuscino oppure no, e procedete ora semplicemente con ago da lana e la lana che è rimasta, la chiusura dei bordi. Ok, ci vediamo dopo quando avremo chiuso tutti e due i lati del bordo. Ok, a dopo. Allora, io cosa ho fatto? Ho semplicemente, a questo punto abbiamo detto, chiuso le due estremità lasciando quelle tre trecce un po' di più davanti per creare questo piccolo risvoltino, e ho applicato i miei bottoni. Così facendo ho poi dopo inserito all'interno il cuscino che avevo già comprato in precedenza, l'ho inserito all'interno, ho sistemato un po' le trecce, nel senso che ho tirato un po' la maglia ordinandola, ed ecco qui nato il nostro cuscino, un cuscino molto versatile, molto carino, vedete che può essere utilizzato o da un lato dove si presenta con la treccia, in questo caso qua vedete, se le vedete troppo larghe le trecce, basta tirare un po' la maglia rasata e la treccia tenderà a chiudersi, oppure dall'altro lato con i bottoni a vista. A mia figlia è piaciuto molto questo tipo di bottone così grande, di colore nero, l'abbiamo messo giusto per creare una sorta di contrasto di questo colore, e a voi la scelta, insomma, delle decorazioni o di quanto grande volete fare il vostro cuscino versatile. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto e come sempre vi invito a mettere un like sulla nostra pagina e a seguirci per le prossime idee creative. Arrivederci, a presto, ciao!